Oh mio Dio, sì, oddio, che... porca puzzarda, ma Oddio, cosa... Ehi, no, oh no, silenzio, oh, no, fuck! oh mio Dio, shh, no, 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 allora, fermi un attimo, zitti tutti, che cosa Dunis! stavate facendo voi due Dunis, io non ho puzzacchioni? fatto niente. No, possiamo spiegare, possiamo Avete spiegare. tutte le cose delle particelle tutte quante infuocate, guarda qua! No, Oh, io non ho porca... fatto niente. No, Io certo, manco. come no, se... No, io non ho fatto niente. Vabbè, guardate, io chiudo un occhio per stavolta, perché, guarda, non Chiudili voglio... anche tu, Chiudili chiudili. tutti e quattro. Sì, perché ho quattro occhi. Sì. Allora, mi spiace aver visto questa cosa. Vi chiedo scusa a tutti, anche ai miei follower su Craftstagram. Nessuno fa cose Oh, sconce qui Toto, dentro. Totino. Bene, adesso, ragazzi, dovete sapere che le cose stanno diventando molto serie. Dovete sapere questo. Io Oddio, ho deciso dimmi. di avere un lavoro molto importante, molto prestigioso. Quindi adesso andrò a fare il lavoro, cioè dico a fare il Oh, era coso. allora. Mamma mia, un fallito proprio. Vai a cagare. Andrò a fare il coso di lavoro. Ma che si dice? L'intervista di lavoro, mamma mia. Il colloquio, ecco, non mi viene in mente. Che sciocchino che sono. Adesso mi tiro le strisce pedonali qua. Ok, bene. Adesso me ne vado e ciao a tutti, scurrigioni cagoni. Ciao ciao, addio, Ciao ciao. addio, addio. E che bello camminare Ciao sulla ciao ciao. strada. Ma perché? Ma sta ancora urlando, ma quella là, ma cosa vuole? Ma io veramente, a me sembra a volte di parlare con una gente deficiente. Quella là proprio della deficienza. Oh, ma se io salto dentro questo cestino. Ho fatto proprio centro, ho centrato il buco. Ok. Molto bene. Adesso vado da questa parte. Salto da qua un po' così, un po' così. Eccola qua la scuola. Adesso voglio vedere come andrà questo colloquio di lavoro, perché dovrò diventare professore. Adesso urlerò a tutti quei ragazzi scemi che non studiano e che fanno finta di studiare, che tipo mi prendono per il sedere. Ho sempre sognato di fare questo, tipo di dare due a scuola a quelli che mi stanno antipatici. L'ho sempre sognato di fare. Sì, è proprio quello che farò adesso, appena diventerò professore, perché io per fortuna ho l'abilitazione, però ovviamente è falsa questa abilitazione, l'ho comprata su Craft Stazone, e quindi questo, boh. Adesso sto per entrare in questa stanza, sinceramente ho un po' paurina, paurella. Oddio, chissà se il preside di questa scuola mi accetterà il lavoro oppure no. Oh, ma salve signor... Buongiorno, signor. Buongiorno, Duni. Si siede intanto. Certo. Ma aspetti un attimo, eh. C'è il dottore, quello là, il dottore pazzo, quello là è un figlio di... È un bat... È un ca... guarda, non posso dire... Adesso chiamo i miei amici. Chiamate di gruppo, pronto, mi sentite, amici? Dunis. Oh, dimmi, che è Non successo? potete capire chi è il preside Cosa è della scuola che mi sta successo? facendo il colloquio. È il dottore Oddio. pazzo. Ma come? Com'è possibile? Cioè, No, da quello là pazzo. quando? Da quando? Non lo so in realtà da quando, ma quello là ci continua a perseguitare perché secondo me vuole le mie gemme, quelle là che ho in tasca di dietro però. Ce le ho. Quindi me ne No, sono... vabbè. Sì, devo capire cosa vuole. Cioè, nel senso, devo capire bene. Cercherò di assecondarlo, insomma. Vediamo un Ti devo attimo. raggiungere dalla scuola? No. Nel caso pure io, No, no? Vabbè. state là. Me la cavo da solo, guardate. Va Nel bene, va caso succeda bene. qualcosa, gli tiro questo bastone nel sedere. Quindi, Va adesso. bene, sei tutto noi. Sei tutto noi, Sì, vabbè. bene. Addio, ciao. Ok, ho spento il telefono, adesso entro. Salve, signor preside della scuola. Sì, salve. Buongiorno, la buona ora, direi. Mi Salve, scusi, salve. Mi dica. ho avuto un po' un problema intestinale. Allora, io vorrei proprio lavorare, sa, perché prima di tutto io ho un sacco di follower, ho milioni di follower su Sì? Craftstagram, sa, sono un personaggio famoso e quindi potrei fare Oh. pubblicità a questa scuola, sa, dopo tutto, diciamo che non tutti possono avere questi follower, solo io, vabbè, nel senso io ho alcuni altri, non tutti, Oh, ecco. Tipo lei sicuramente sarà un poco interessante. conosciuto. Sì, quindi potrei assolutamente provare a fare il professore, se lei vuole. Immagino che ci Non lo sarà un so, intanto mi provino. risponga a queste domande Ok, mi prima di dica. passare il test. Allora, intanto mi dica come si dice puzzardona. Oh Gesù, in che senso puzzardona? Mi scusi. Mi ripeta puzzardona. Ok, puzzardona, No, 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 più anima, più animo, signore! Dunis! Oh, così sì che mi piace! Lo so, Mi signor attira proprio preside. sessualmente, mi attira. No, questa cosa non andava detta, però mi sa, vabbè. Allora, vabbè. Dica, dica. Comunque, signor Dunis, i suoi cani quanto Ah. cagano in casa?
Ma guardi, non capisco che domanda possa essere questa. E comunque. No, risponda! Non cagano in casa, cagano fuori perché. Cioè, veramente adesso non abbiamo nemmeno cani in realtà. Quindi sa com'è. Lei per caso ha qualche gemmina qua? Mi faccia controllare. Gemmina? Assolutamente no. Guardi, lei può assolutamente controllare. Sa, io ho visto delle gemme su un'isola, sa. E gli racconto proprio questo fatto che è stato, è proprio veramente pazzurdo, no? Cioè praticamente sì? Io ero su un'isola e ho rubato, lei non sa, ma praticamente ho preso delle gemme che ho trovato lì in una cesta. E vorrei, c'era tipo un dottore molto simile a lei, devo dire, no? Addirittura. Sì, infatti non so perché mi ricorda lei, ma comunque vabbè, insomma, praticamente c'era questa casa e io gli ho detto di prenderle, no? Perché così almeno potevamo diventare ricchi. Ma poi mi sono reso conto che forse questo dottore è triste per questa cosa, quindi vorrei ridargliele se mai lo incontrerò. Capisce? Allora potrebbe darle pure a me. No, perché Dunis. Lei no. Caro signor Dunis, io pretendo che lei me le dia. Le dia cosa? Avevo vomitato, scusi. Certo, le gemmine. Ma le dia. Guardi, lei non è il dottore di quest'isola, di quell'isola, però. Cioè, io dico questo. Cioè, nel senso, devo parlare con il diretto interessato, se no, capisce che non va bene. Cioè, se lei è un dottore, capisco. Io potrei essere il diretto interessato. Il dottore, forse, è un mio fratello gemello di lontana esistenza. Quindi lei ammette pubblicamente di essere il dottore, giusto? Giusto? Vabbè, qua comunque. No, io non sono per niente il dottore. Allora, ma perché, signor dottore, stia zitto. Signor dottore, lo sa che si deve parlare, giusto? Quando uno le fa una domanda, di solito si deve parlare, no? Ovviamente. Esattamente. Okay, esattamente. Quindi può parlare quando io glielo chiedo, giusto? Esattamente. Oh, giusto! Mannaggia, entro tre secondi. Giusto. Ok, bene. Allora, quindi dicevamo, quindi lei ammette pubblicamente di essere il dottore, giusto? Sì, giusto. Ok, la ringrazio, guardi. Lei è stato molto prezioso. No, aspetti. Cosa, no, cosa? Signor Dunis, non sono il dottore. No, mi ha frainteso. Ah, ok, l'ho frainteso, ho capito. Va bene, ad ogni modo, guardi, io sono completamente sconvolto da ciò che sta succedendo. Comunque sono abbastanza convinto che questo dottore sia in cerca mia, cioè nel senso mi sta cercando. E quindi chissà, magari si starà nascondendo qui dentro. Anzi, lei può essere il complice di questo dottore. O magari possiamo essere complici noi due. Complici, capisce come, Insomma, no vabbè, nel senso, non pensi male. Quindi adesso io vado e se lei vuole diventare... No, affatto, signor Dunis, affatto. Molto bene, io quindi sono diventato suo socio nella scuola, giusto? Giusto? No, cosa vuol dire? No, non sto capendo il suo linguaggio, mi scusi? Mi scusi, ma secondo me ha qualche problema... No, oh no, gli è morto il cervello! Oh no, gli è entrato la zecca, gli è entrato il verme del cervello, masticaziona. E adesso gli sta pure entrando nel sedere il gatto, quello là con il ghepa. Bruttissimo secondo me, terribile. Niente, me ne vado, ciao. Oh porca puzzarda. No vabbè, devo chiamare. Pronto Gabri? Mi senti? Dunis, sì. Tu non sai cosa è successo, questo dottore pazzo è proprio impazzito, cioè nel senso... Ma cosa ha fatto? Cosa è successo? Ha ammesso di essere lui, però poi dopo ha detto no, mi ha frainteso perché... Ma in che senso? Cioè, perché? Sì, l'ha fatto perché praticamente io gli ho chiesto, quindi lei è il dottore, giusto? Quello là su quell'isola. Oh no, sono caduto di nuovo, che scemo. E lui ha detto sì, sono proprio quello là. E allora io ho detto, oh porca puzzarda, non ci quindi posso... Quindi siamo sicuri che è lui? Sì, io sono assolutamente sicuro, però lui ha detto, no, non mi fraintenda, non sono io. Però sì, è sicuramente sì, lui. Sì, sicuro, non è lui, sicuro, sicuro. Sì. E quindi adesso dobbiamo cercare di capire cosa vuole. Mi ha proprio anche chiesto le gemme, quindi è proprio quello che vuole, quello schifoso scurreggione. Comunque ormai sono uscito da scuola. Schifo! Sì. Comunque ti saluto. Ciao. Ciao. Ok, adesso sto camminando verso il campo base. Ah, chissà cosa penserà Angelo e i miei amici. Sono qua vicino al pit stop. Ah, ma qua sembra una cosa che non si potrebbe nemmeno dire. Porca puzzarda, schifosa scurreggiona. Oh, vediamo un attimo. Andiamo da questa parte. Ok, molto bene. Oh no, c'è di nuovo la Banshee. Ma cosa vuole quella là? Cosa vuole? Vediamo un attimo. Questa qua adesso urla di nuovo. Ne sono abbastanza sicuro. Eccoci qua. Lo sapevo che doveva urlare questa qua. Urla sempre, no? non può non urlare questa qua. Allora, mi dica signora Banshee cosa vuole da me. Allora, signor Dunis, le devo dare questo libro qui. Se lo tenga e se lo metta nella fagiana.
Ok, grazie mille per questo libro. Comunque io non ho la fagiana, cioè nel senso non so cosa siano. Regole tavola Ouija. Oddio. Ma quindi mi stai dicendo che io dovrei usare la tavola Ouija proprio così? Tu, lei e i suoi amici che ora non ci sono più perché stanno facendo cose zuzzurelloni, cose che non si possono dire, cose molto sporche, cose molto insomma, non so se ci siamo capiti. Ah, ho capito, signora Banshee, lei è proprio un genio, lo sa. Guardi, io le devo dire che quelli là proprio giorno e notte continuano a fare la stessa cosa e non ne posso più. Però comunque seguirò il suo consiglio. E perché cosa dovrei fare questa tavola Ouija? Così invoca tutti i fantasmini come me a perseguitare il dottore e quindi a lasciarvi stare. Ok, comunque mi sembra che questa Banshee abbia un po' di raucedine comunque. Non per dire, ma secondo me ha un po' di raucedine. Comunque va bene, vedrò di fare la tavola Ouija insieme ai miei amici che fanno cose zotte.